ora la Commissione Antimafia ha finito il proprio lavoro, spero. La sollecitazione con cui si conclude la nostra relazione è che l'autorità giudiziaria consideri l'opportunità di riaprire queste indagini per arrivare a una verità, qualunque sia questa verità, è una considerazione che ci permettiamo di sottolineare ancora oggi. In questa vicenda c'è un furto di verità che va restituita, ripeto, va restituita intanto al signor Antoci, che qualunque sia la verità è vittima. E mi permetterete di manifestare il mio stupore di fronte alla reazione del signor Antoci. Noi ci saremmo aspettati gratitudine per il lavoro che ha fatto questa commissione, per la qualità e la professionalità che ha espresso, per il lavoro dei consulenti, e non sentir definire questa relazione vergognosa. Ci saremmo aspettati più attenzione all'uso delle parole. Antoci parla di una relazione costruita su anonime dicerie. Non è stato né letto, né ricevuto, né acquisito alcun anonimo. E non c'è alcuna diceria, ma 23 audizioni, delle quali c'è ampia traccia nella relazione. E dicerie non sono, sono verbali stenografici, da cui vengono fuori fatti che questa commissione ha voluto analizzare. E infine, anche la parola mascheramento che ogni tanto sentiamo rimbalzare. Io penso che la verità, qualunque essa sia, rappresenta un diritto del signor Antoci, non un mascheramento. E penso che se davvero dovesse emergere, non è, diciamo, nelle nostre ragioni, nei nostri strumenti e nelle nostre funzioni stabilire quale sia la verità, ma se dovesse emergere in sede giudiziaria che si è trattato di un falso attentato, io penso che il signor Antoci dovrebbe sentirsi mascheriato da quelli che hanno organizzato questo falso attentato. E in questo caso, più che mascheriamento, la parola esatta è reato.